Benvenuti anche oggi sul mio canale. Io sono Rosa Parlato e oggi realizzo per voi questa borsa granny con la variante del punto a braccio. Vediamo insieme qualche dettaglio della borsa. Come potete vedere, inizio dal fondo con una semplice mattonella granny, quindi classica. Vado a realizzare poi dei manici di cui vi fornirò il tutorial che vado a cucire direttamente alla borsa. E la borsa vedete avrà questa forma e questa dimensione. Ho realizzato la borsa con 500 grammi di Swan Black Glitter di colore rosa e uncinetto 3,5. Nel box informazioni trovate il link per andare direttamente alla pagina dove acquistare lo Swan oppure cliccate da Google www.tresuoreshop.com. Prima di passare al tutorial, vi ricordo di iscrivervi al gruppo Facebook Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, dove potete farmi vedere i vostri lavori. Iniziamo la lavorazione della nostra borsa con lo Swan Black Glitter, il colore rosa e uncinetto 3,5. Iniziamo con un anello magico e con la classica lavorazione della mattonella granny. Io vedete faccio un cerchio, entro all'interno, carico il filo. Inizio la lavorazione. Questo è il filo della busta, ok? Quindi con il filo della busta inizio la lavorazione con 3 catenelle e lavoro altre due maglie alte all'interno del cerchio, quindi 2 e 3 maglie alte, una catenella filo sull'uncinetto e di nuovo 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte una catenella e di nuovo 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte e una catenella E di nuovo 1 2 e 3 maglie alte e una catenella abbiamo realizzato un totale di 12 maglie alte quindi quattro gruppi da 3 maglie alte distanziate da una catenella fatto questo chiudiamo vedete il cerchio tirando il filo in questa maniera qui quindi, questa è la lavorazione di una mattonella granny classica. Adesso 1, 2, 3 e sulla terza catenella andiamo a chiudere a maglia bassissima. La nostra lavorazione in questa maniera qui. Adesso vedete, qui abbiamo il foro quindi, sulla nostra destra all'indietro abbiamo il foro e quindi significa che lavorerò 1, 2 e 3 catenelle che sarà mai una maglia alta non lavoro all'indietro perché altrimenti la lavorazione verrebbe eh, non verrebbe corretta ma andiamo a lavorare sul nostro davanti quindi verso sinistra e al ritorno lavoreremo il foro alle nostre spalle quindi entriamo all'interno e lavoro 3 maglie alte 1 2 e 3 maglie alte una catenella, e nello stesso spazio lavoro 3 maglie alte, quindi una, due e tre maglie alte. Adesso vedete, in ogni spazio, quindi nel prossimo e nel prossimo, quindi nei prossimi due, lavoreremo di nuovo 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. In quello dopo 3 maglie alte una catenella e 3 maglie alte e poi andiamo a completare l'ultimo spazio insieme quando arriviamo vedete nell'ultimo spazio dove abbiamo già lavorato vedete una maglia alta filo sull'uncinetto entriamo all'interno e lavoriamo 1 2 e 3 maglie alte una catenella e di nuovo lavoriamo due maglie alte quindi una e due perché ovviamente questa la prima da 3 catenelle sarà la terza maglia alta sulla terza catenella 1 2 3 entriamo e lavoriamo una maglia bassissima e quindi abbiamo vedete lavorato la nostra seconda riga adesso Vedete, lo spazio è proprio sottostante dove abbiamo l'uncinetto, quindi 1 2 e 3 e all'interno dello spazio lavoriamo due maglie alte, quindi 1 e due maglie alte. In questa maniera qui. Adesso in ogni angolo lavoreremo sempre tre maglie alte, quindi 1 2 3 maglie alte una catenella e di nuovo 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte nei lati quindi vedete nei lati 1 2 e 3 lavoreremo sempre solo 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte adesso andiamo a proseguire lavorando negli angoli quindi in tutti e tre gli angoli rimanenti quindi uno due tre lavoreremo tre maglie alte una catenella e tre maglie alte nei lati, invece quindi qui e qui lavoreremo solo 3 maglie alte come abbiamo lavorato qui quindi andate a continuare fin dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo vedete dove abbiamo iniziato, abbiamo le 3 catenelle 1, 2 e 3 e sulla terza andiamo a chiudere a maglia bassissima, in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo continuare la lavorazione finché non raggiungiamo la larghezza del nostro fondo. Qui vedete io ho il foro verso destra, quindi all'indietro, quindi lavoro 1, 2 e 3 e al ritorno della lavorazione lavorerò le due maglie alte questo serve per noi per fare in modo che la nostra mattonella non diventi praticamente non tiri da un lato dall'altro risultando storta come di solito leggo la mia mattonella è storta quindi per evitare questa è una tecnica per evitare che succeda quindi vedete nei lati quindi che si vanno a formare lavoreremo sempre 3 maglie alte quindi 1 2 3 quindi tre maglie alte nei lati man mano ovviamente che andiamo avanti nei lati ci saranno più fori quindi nei lati lavoreremo sempre 3 maglie alte mentre in ogni angolo quindi in ognuno dei quattro angoli lavoreremo sempre 3 maglie alte quindi 1 2 e 3 maglie alte una catenella e di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre maglie alte. E quindi la lavorazione sarà sempre così. Quando completiamo il giro, vedete dove abbiamo una sola maglia alta, entriamo, lavoriamo le due maglie alte, e chiudiamo sulla terza catenella. Quando invece iniziamo con le tre. Alta nel foro, andremo a chiudere ovviamente solo a maglia bassissima sulla terza, quindi sull'ultima maglia alta. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare, ovviamente, alle righe desiderate. Allora io ho proseguito, vedete, fino ad arrivare a 10 righe, che in centimetri sono 26 centimetri. Adesso io vedete, mi trovo con la chiusura al centro noi dobbiamo andare adesso a fare delle diminuzioni in ogni centro del nostro pannello mentre negli angoli lavoreremo sempre le tre maglie alte la catenella e tre maglie alte nel centro sarà diverso quindi io metto un marca punti allora i lati quindi se volete fare la vostra borsa più grande o più piccola nei lati dovranno esserci sempre delle maglie dispari quindi io conto vedete dall'angolo 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quindi significa che avrò 5 da un lato, 5 dall'altro e sul sesto vado a mettere la diminuzione. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e sul sesto vedete al centro metterò la diminuzione. 1, 2, 3, 4 e 5, 1, 2, 3, 4 e 5. E facciamo la stessa cosa di qua. 1, 2, 3, 4, 5 e sul sesto, di nuovo al centro vedete qui. Io metto un marcaponti, la stessa cosa di qua: 1, 2, 3, 4, 5, sul sesto un altro marcaponti. Qui invece praticamente io già mi trovo, vedete al centro. Quindi diciamo che inizio già la lavorazione dal centro. Invece di saltare completamente il punto centrale, quindi vedete 1, 2, 3, 4 e 5, quindi questo è il punto centrale perché 1, 2, 3, 4 e 5, quindi il sesto vedete, centrale è quello che vado a diminuire. Io non vado a saltare completamente il foro perché viene uno spazio troppo grande. Qui lavoro solo 3 catenelle, quindi 2 e 3 catenelle. Allora, su questo punto, per non confonderci, specie le principianti possono andare a mettere un marcapunti, così sappiamo che qui dobbiamo lavorare sempre solo una sola maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio seguente e lavoro 1, 2, maglie alte. Allora, io vado a cambiare un po' la lavorazione per renderla un po' più particolare. Quindi filo sull'uncinetto, ho lavorato due maglie alte, torno indietro, vedete, e mi leggo sull'ultima maglia alta del punto sottostante. Quindi guardate, entro nell'ultima e lavoro una maglia alta in questa maniera qui. Di nuovo, entro nel prossimo, uno e due maglie alte. Quindi vedete ho lavorato due maglie alte, filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, e vado ad entrare proprio sull'ultimo punto a maglia alta e lavoro la maglia alta. In questa maniera filo sull'uncinetto e facciamo la stessa cosa anche qui, 1 e 2. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, di nuovo all'interno carico il filo e lavoro la maglia alta quindi verrà questa lavorazione un po diversa filo sull'uncinetto e di nuovo 1 2 e torno indietro vedete e di nuovo entro sull'ultima maglia alta sottostante e lavoro la maglia alta quando arrivo vedete nell'angolo lavoriamo in maniera semplice quindi lavoro 1 2 e 3 maglie alte una catenella e di nuovo 3 maglie alte quindi 1 2 e tre maglie alte adesso vedete iniziamo nello spazio quindi 1 2 Carico il filo, vedete, e torno indietro nell'ultima maglia alta della lavorazione sottostante e lavoro la maglia alta, in questa maniera. Quindi nell'angolo la lavorazione sarà sempre la stessa. Di nuovo filo sull'uncinetto, Lavoro 1, lavoro 2 e filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete? Nell'ultima, quindi 1, 2 e 3, nell'ultima maglia alta e lavoro la maglia alta all'indietro. Adesso proseguiamo lavorando gli altri due spazi di filo sull'uncinetto. Di nuovo 1, 2, filo sull'uncinetto e torniamo indietro, vedete, di nuovo sull'ultima, io torno indietro. E lavoro la maglia alta ecco come si presenta vedete la lavorazione adesso di nuovo nell'ultimo lavoro 1 2 filo sull'uncinetto torno indietro vedete nell'ultima maglia alta e lavoro la maglia alta Adesso qui al centro, vedete, abbiamo praticamente lo spazio, quindi io tolgo il marcaponti, entro proprio al centro, vedete, e lavoro una maglia alta, quindi una sola maglia alta, e rimetto il mio marcaponti. Qui significa che andrò a lavorare sempre e solo una maglia alta. Adesso in ogni spazio vedete lavoreremo come abbiamo lavorato fino adesso quindi di nuovo 1, e 2 maglie alte filo sull'uncinetto, torniamo indietro e lavoriamo la maglia indietro, la maglia alta, in questa maniera. Qui quindi adesso andate a proseguire, lavorando sempre. Basta un po' la ripresa così vi faccio vedere le tre maglie alte due maglie alte semplice una la lavoriamo all'indietro quando arriviamo vedete nell'angolo lavoriamo normalmente le tre maglie alte la catenella e le tre maglie alte dove abbiamo messo il marcapunti, lavoreremo una sola maglia alta quindi andate a proseguire fino ad arrivare vedete dove abbiamo iniziato arrivo vedete nell'ultimo spazio da lavorare quindi entro all'interno lavoro le due maglie alte come si presentano in questa maniera qui filo sul e torno indietro vedete lavoro la terza maglia alta indietro in questa maniera adesso qui è dove abbiamo iniziato vedete io ho messo il marcaponte quindi entro semplicemente sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima in questa maniera qui così vedete già si nota la lavorazione che sta vedete si sta sollevando in questa maniera qui, quindi qui viene più stretto, vedete perché c'è la diminuzione e le punte salgono più evidenti, quelle lati, Ok. Adesso come si prosegue l'intera lavorazione della borsa. Adesso anche qui lavoriamo 1 2 e 3 rimettiamo il marcapunti fate attenzione di non entrare in questi due spazi questa è una diminuzione quindi questi due spazi non vanno lavorati quindi filo sull'uncinetto entriamo in quello dopo e lavoriamo uno e due maglie alte filo sull'uncinetto e torno indietro vedete torno indietro sulla prima maglia alta mi aggancio e lavoro la terza maglia alta in questa maniera qui ed ecco qui vedete di nuovo filo sull'uncinetto entro all'interno dello spazio e lavoro la prima maglia alta lavoro la seconda maglia alta filo sull'uncinetto vedete torno indietro quindi 1 2 e 3 l'ultima maglia alta mi aggancio all'interno e lavoro questa maglia alta in questa maniera qui ok quindi la differenza sarà che qui sarà il punto abbraccio, viene chiamato in questa maniera qui. Adesso proseguiamo in questa maniera, lavorando sempre le due maglie alte e tornando indietro, vedete, per quanto riguarda la terza. Quindi individuate la terza maglia alta e chiudete all'interno così. Adesso andiamo a proseguire, ovviamente nell'angolo lavoreremo sempre 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte, semplici senza punto a braccio fino ad arrivare dove abbiamo, vedete, la diminuzione. Quindi andate a proseguire fino alla prima diminuzione. Quando arriviamo, vedete dove abbiamo il marcapunti. Noi abbiamo uno spazio che non lavoriamo, filo sull'uncinetto, entriamo sulla maglia alta. E lavoriamo la maglia alta e su questa maglia alta. Io rimetto il marca punti così non ci confondiamo mentre lavoriamo. Adesso filo sull'uncinetto. Non entriamo in questo spazio. Quindi questi due spazi non vanno lavorati. Entriamo nel prossimo e lavoriamo sempre le due maglie alte. Filo sull'uncinetto, e torno indietro. Vedete il lavoro la mia maglia alta che vado ad abbracciare le altre due maglie alte già lavorate in questa maniera qui ed ecco qui adesso andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera realizzando le due maglie alte e la terza che abbraccia le due nell'angolo 3 maglie alte una catenella 3 maglie alte quindi non realizziamo il punto abbraccio e dove abbiamo vedete il Marca punti li realizziamo una maglia alta facendo attenzione a non entrare in questi due spazi. Questi due spazi vanno saltati. Quindi andate a proseguire fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta vedete che ho completato il mio giro. Quindi la mia riga tiro 1, 2 e 3. E qui chiudo maglia bassissima. La lavorazione, vedete quindi la maglia alta sempre sulla maglia alta. Adesso di nuovo 1, 2 e 3 e qui andiamo sempre a mettere il marcapunti. Per le più esperte magari non c'è bisogno, però andate a metterlo così, siete più sicuri. Questi due punti, vedete questi due spazi verranno sempre saltati, quindi non vengono lavorati. Di nuovo filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio successivo e lavoriamo le due maglie alte 1 e 2. Adesso andiamo a lavorare il punto all'indietro, il punto alto all'indietro, quindi filo sull'uncinetto, vedete in questa maniera qui, ecco qua. Torno, vedete, all'indietro sull'ultima maglia alta lavorata. Afferro il filo e esco, vedete, in maniera morbida. Quindi non tirate troppo il lavoro, vi raccomando. Filo sull'uncinetto, chiudiamo prima due fili e poi altri due in questa maniera. Qui. Quindi adesso la lavorazione in realtà proseguirà sempre alla stessa maniera. Quindi adesso vado a realizzare delle righe lavorando sempre le tre maglie alte, quindi due maglie alte, la terza maglia alta la lavoriamo all'indietro abbracciando le due sottostanti che abbiamo lavorato prima. Nell'angolo lavoreremo le tre maglie alte, una catenella e tre maglie alte senza appunto abbraccio, quindi in maniera semplice. Dove abbiamo, vedete, il marcapunti sulla maglia alta, lavoreremo la maglia alta saltando questi due spazi. Questi due spazi non verranno mai lavorati. Quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, come potete vedere, io ho proseguito per un'altezza di 15 righe. Quindi è in centimetri, vi faccio vedere quanto misura in centimetri. Da che abbiamo iniziato, vedete, la lavorazione, quindi io, me ne accorgo perché c'è il punto fasciato quindi da dove ho iniziato la lavorazione per un'altezza di 28 centimetri adesso fatto questo noi che cosa facciamo dove abbiamo vedete il filo quindi ho chiuso vedete a maglia bassissima vado a fare un giro di maglia bassa quindi tolgo il mio marca punti una catenella se volete mettere marcaponti giusto per non dimenticare dove siete rimasti adesso vedete entro in ogni punto e lavoro delle maglie basse quindi in ogni maglia bassa maglia alta scusate lavoro una maglia bassa vedete quindi in ogni punto una maglia bassa fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo nostro angolo dove abbiamo vedete il nostro angolo semplicemente nella catenella lavoriamo una maglia bassa quindi non realizziamo nessun aumento vedete in questa maniera qui ecco come si presenterà quindi andate a proseguire maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo iniziato quando arriviamo, vedete dove ho, ho qui il mio marcapunti entro nella maglia alta e lavoro una maglia bassa. Dove ho il marcapunti, vedete? Tolgo il marca punti. A questo punto vado a tagliare il mio filo e sfilo in questa maniera qui. Adesso guardate, salto il punto. Dopo, quindi dove avevo il marcaponti, entro in questo, da dietro carico il filo in questa maniera qui, vedete, con un ago vado a chiudere la lavorazione. Quindi ho chiuso così, entro, vedete, al centro in questa maniera, dietro e chiudo la lavorazione in questa maniera. Ovviamente, man mano che ho lavorato, vedete, io ho tolto i marcaponti. Adesso andiamo a piegare, ovviamente qui andiamo a nascondere all'interno della lavorazione il nostro filo. Nascondete bene bene all'interno e poi come sempre saldiamo con un accendino. In questa maniera siamo sicuri che il nostro filo Rimarrà tale, adesso vedete. Ho piegato la mia borsa, quindi questo è il fondo, vedete in questa maniera. E ho piegato la mia borsa. Vedete qui e dove ho le 3 catenelle che io mi sollevo. Quindi questa parte la vado a mettere nei lati in questa maniera. Adesso, ovviamente, io Ah, vado a fare anche una fodera di feltro. Per la fodera di feltro, nel box informazioni trovate il link per trovare il tutorial più facilmente. Il box informazioni si trova proprio sotto al tutorial. Basterà cliccare la V capovolta. Adesso andiamo a realizzare questi manici. Di questi manici vi ho già realizzato un tutorial. Io metto 65 catenelle che misurano. Il mio manico misurerà. Una volta lavorato 45 cm, quindi vado a realizzare due manici da 45 cm in questa maniera qui. Ovviamente voi a questa borsa potete andare a posizionare anche dei manici di ecopelle o insomma un manico diverso. Io ho fatto anche dei manici tubolari, quindi potete veramente fare come preferite, anche perché sarà molto semplice posizionare i manici perché non ci possiamo sbagliare. Vedete, noi andiamo a posizionare i manici all'interno delle quattro punte, quindi basterà allargare. Vedete in questa maniera le punte, e qui io vado a posizionare il mio manico. In questo caso, io come vi dicevo, ho realizzato 65 catenelle e ho lavorato il manico in questa maniera qui, ovviamente, andate a eh, guardare il tutorial se volete realizzare i miei stessi manici. Nel tutorial, io faccio vedere anche come mettere una fibbia per una tracolla. Ovviamente voi non andate a mettere la fibbia perché per questi manici non c'è bisogno. Quindi, noi allarghiamo, vedete, il punto in questa maniera qui, capovolgiamo il Manico e cioè il manico, vedete deve essere praticamente la parte del dritto. Deve essere così. Quindi, noi dal davanti entriamo in questa maniera qui. Quindi, entro nel foro, allora fatemi vedere bene il foro, è? eccolo qua. Infilo il manico, vi assicuro che. Perché con la telecamera davanti vado un po' in difficoltà, mi è molto semplice. Ecco qui, vedete? Quindi ho infilato, poi metto il manico in questa maniera qui e chiudo così. Vedete? Faccio la stessa cosa, ovviamente, dall'altro lato. Devo sempre nel foro infilare il manico. Anche qui, vedete, lo stendiamo quindi lo raddrizziamo. Vedete perché deve essere così e pieghiamo, ovviamente, su se stesso. Così, così vedete. Abbiamo posizionato il manico chiaramente. Dobbiamo andare a cucire. Io qua ho un po' di fili, vado con un ago. Sarà semplice la cucitura. Quindi andiamo a. Posizionare il manico così, vedete qui ho l'ago, non faccio altro che entrare di fronte, quindi nella solina di fronte. Poi guardate al centro e prendo ovviamente anche il manico da questa parte, così vado nei lati e poi vado al centro, vedete del manico così e poi da qui entro di nuovo qui e vado di fronte a cucire quando abbiamo cucito vedete il manico questo sarà il risultato ovviamente andiamo a fissare bene i manici con più passaggi in modo che non ci sia il rischio che possa scucire il manico è importante insomma fissarlo bene bene quando siamo sicuri vedete che l'abbiamo fissato bene ovviamente io entro all'interno della lavorazione e vado sempre a saldare con l'accendino vedete esco fuori così e vado a saldare i miei fili con l'accenno. ovviamente, andiamo a nascondere anche questo filo. Facciamo la stessa cosa di qua. Quindi, andiamo a cucire di qua, e poi faremo la stessa cosa da quest'altro lato. Una volta vedete che abbiamo cucito i nostri marci Questo sarà il risultato. Quindi la nostra borsa è pronta per essere indossata. Io vi ringrazio per aver visto il tutorial, e vi saluto, e vi rimando a uno dei miei prossimi tutorial.